da quel momento sono scattate delle indagini. Avrebbero accoltellato un loro connazionale, riducendolo in fin di vita al termine di una serata trascorsa insieme in un locale perugino. Due giovani stranieri arrestati dai carabinieri della stazione di Corciano alle porte di Perugia, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Perugia su richiesta della locale Procura della Repubblica. I presunti autori dell'aggressione, un 28enne ecuadoriano e un 30enne colombiano, entrambi domiciliati a Perugia, sono accusati in concorso di aver aggredito e cagionato lesioni gravi ad un 32enne originario della Colombia. I fatti risalgono al novembre scorso, quando una domenica mattina, alle prime ore dell'alba, un giovane, dopo essere stato soccorso in strada da un passante, era stato trasportato al pronto soccorso per gravi ferite d'arma da taglio all'addome. Erano state avviate le indagini dai carabinieri della stazione di Corciano, i quali, secondo quanto riferito dagli stessi investigatori in conferenza stampa questa mattina, hanno accertato che la vittima, il 32enne colombiano, dopo aver consumato alcolici con due amici all'interno di un locale e aver assunto con loro sostanze stupefacenti, era stato derubato del proprio telefono cellulare. La sua reazione aveva portato ad un diverbio verbale con minacce di morte e all'aggressione da parte dei due connazionali che lo avevano colpito più volte all'addome. A uno dei soggetti, all'esecutore materiale, perché quando vanno a casa di questo soggetto lui...